Siamo i nuovi portieri, pronti a parare, a difendere la porta della Futsal Academy. Cominciamo da Luigi. Come mai hai scelto di giungere alla Futsal Academy? Viene il mister comunque che mi ha sempre allenato, quindi sono felice di riabbracciarlo nuovamente. E sicuramente anche il progetto Futsal Academy è stato sicuramente molto, mi è molto piaciuta. E ricordiamo, come dicevi, sei stato anche ai tempi del Santa Mariella, anche quando eri under, i primi anni di esperienza in Serie C1 con Vincenzo Di Gabriele, quindi lo ritroverai in questa squadra. E quindi che propositi hai per quest'anno? Perché gli obiettivi sono importanti. La squadra sta venendo fuori molto, molto forte, quindi gli obiettivi saranno molto importanti. L'obiettivo è quello di provare a vincere il campionato, poi vediamo se magari qualche squadra di Roma spenderà più, diciamo, vedremo un po' come saranno le squadre allestite. E quindi sono affari seguenti di De Fazzi e Scorpioni. Samuele, ti abbiamo sentito già nominare nell'intervista a mister Di Gabriele, quindi segno che punta anche su di te per quanto riguarda questo campionato. Sono molto contento per le parole che ha detto mister Di Gabriele su di me. Io sono molto fiducioso quest'anno, per me è una nuova esperienza, darò il massimo in questa nuova stagione. Però è un mondo che già conosci, quello da Futsal Academy, quindi già sai come affracciarti a questa avventura con la squadra. Però quest'anno si punta ad obiettivi importanti. Sì, quest'anno abbiamo un obiettivo molto importante, che io come primo anno in C1 tendo a centrare a vittoria del campionato, anche se ci sarà una concorrenza con le scuole di Roma che dipenderà anche da noi. Questa cosa degli under è stata anche una fortuna, che è stata tolta questa regola, almeno c'è possibilità di fare anche esperienza nelle categorie più alte, come per esempio Serie C1. Anche gli anni scorsi ho avuto delle possibilità per esordire e aumentare la mia esperienza. Quest'anno sono pronto a giocare in questa categoria.